Dall'11 aprile in Abruzzo potrebbe non esserci più nessun nuovo contagio. E quanto emerge da uno studio dell'Einaudi Institute for Economics and Finance, un centro di ricerca universitaria sostenuto dalla Banca d'Italia, che ha disegnato la curva epidemiologica basandosi sui dati giornalieri della Protezione Civile. Ma la previsione può essere considerata davvero affidabile? Le previsioni che vengono fornite sono valide se tutto rimanesse esattamente così com'è. E quindi se non intervenissero altri fattori e altri elementi. Ma poi le persone credo si aspettino di sapere quando potranno tornare ad uscire, quando si potrà cominciare a fare la vita normale che facevamo prima, quando si potrà cominciare a produrre, a lavorare, perché dobbiamo anche ricordare che ci sono molte persone che sono in difficoltà economica già oggi. E questo non è il tipo di risposta che quel modello dà. La ricerca però, che quindi non può essere attendibile al 100%, scoperchia una questione fondamentale del nostro tempo, quella della comunicazione. Tra ingenue rassicurazioni ed inutili allarmismi, da un lato siamo bombardati da fake news, catene WhatsApp e informazioni senza fonti, dall'altro vi è la comunicazione istituzionale, tramite le conferenze stampa quotidiane della Protezione Civile, che forse non è sempre stata precisa e corretta. È una comunicazione che non è stata chiarissima, forse poteva essere detto un pochino più chiaramente che i dati non erano quelli veri dei nuovi contagi, ma erano solo i posti letto, come i malati seguiti in più a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Personalmente io sono contraria alla cancellazione della conferenza stampa, credo che sia comunque importante, perché appunto questo non è un periodo che finirà dall'oggi al domani. È importante quindi che i giornalisti abbiano modo di fare le domande in diretta, le persone possono seguire questo scambio in diretta tutti i giorni. E poi sì, certo, la comunicazione andrebbe certamente forse resa un po' più limpida, bisogna essere diretti e chiari nei confronti dei cittadini. Essere sommersi da tantissimi dati e non essere esperti nello studio dei dati crea certamente confusione. Quel che è certo però è che al termine di questa emergenza potremmo trovarci in una società radicalmente diversa. Al termine di questa emergenza, quando è il termine di questa emergenza? Questa è la prima domanda, perché prima di tutto al termine della quarantena certamente avremo una vita tutti molto diversa, perché come ho detto probabilmente non potremo allentare le misure di distanziamento più di tanto, quindi dovremo avere un ritorno graduale. E poi cambieremo sicuramente, molte cose dovranno cambiare perché abbiamo visto tanti difetti della nostra società in questi giorni e molto dipenderà da quanto a lungo questa situazione si protrarrà in questo modo.